La settimana di Violetta. Per Violetta la prova di canto è superata. C'è chi fa a gara per complimentarsi con lei e chi invece aspetta la prossima prova per ostacolarla. L'odio è l'unico sentimento che mi viene in mente adesso. Frida, non è divertente! Povera Violet, non arriverà in tempo per la sua prova. Non posso perdere questa opportunità. Mettendo anche a rischio segreti. Lei è a lezione adesso? È allo studio. Lo studio. Che non possono ancora essere svelati. Non mi piace mentire a papà. Sì, lo so, ma sarà per poco, finché non sarà pronto per la verità. Nonostante i piani minacciosi di Ludmilla, Violetta e Tomas entrano a far parte dello studio 21. Vorrei dare il benvenuto ai nuovi compagni. Ma in agguato ci sono terribili malintesi. Mi ha dedicato il testo di una canzone. Chi? Tomas. Sembra che ci sia una nuova coppia, non posso crederci. Che facendo apparire la realtà per quello che non è. Io sento che prova qualcosa per me. Tomas ha composto quel verso per Violetta. Fanno prevedere inevitabili dispiaceri. Sono un po' triste. Come sempre è per Tomas. A gelosie sempre più incontrollabili si aggiunge una sfida tra coppie pescate a sorte. Così ci può toccare chiunque. Non preoccuparti, non accadrà. Un'ennesima occasione per Ludmilla di tenere vicino a sé il più possibile Tomas. Bello, Tommy! Ma è il cieco amore di Francesca per Tomas a mandare in confusione Violetta, che decide di rinunciare a lui. Io non potrò mai stare con Tomas, perché non posso fare questo a Francesca. Nel frattempo, le dolci attenzioni di Leon iniziano a far breccia nel cuore di Violetta. Ah, io li vedo tanto innamorati! Cosa succederà? Questa è una sorpresa. Ti dà fastidio? Stavamo solamente parlando. Si sta mettendo male. Lo scopriremo prossimamente nei nuovi episodi di Violetta. Intanto, riviviamo tutte le emozioni dell'inizio seguendo Violetta nel nuovo appuntamento. Dal lunedì al venerdì alle 14:10 e alle 20:30, solo a Disney Channel.